Ciao a tutti ragazzoli, bentornati! Eccoci qui con un nuovo video. E stavolta non è un vlog, fortunati voi, no. Ho notato ultimamente che comunque ho fatto diversi vlog e non vi sono piaciuti quanto i miei video in cui parlo, in cui sono qui seduto a casa, in cui dico ciò che penso, in cui comunque esprimo un qualcosa. E quindi siamo tornati con un video nuovissimo, una cosa nuova che finora non avevo ancora fatto. È un paio di mesi, due o tre mesi anche, che stavo pensando di fare questo video, ma dovevo finire di raccogliere i vostri insulti, o almeno a quelli degli haters, o comunque molte persone che hanno guardato questi miei video con me e non gli sono piaciuti per i più vari motivi. Volevo comunque iniziare col dirvi di non iniziare anche voi a insultarmi per apparire in un prossimo mio video, anche perché queste persone hanno comunque insultato, state subito comunque bloccate, quindi non fatelo perché perderete l'occasione di guardare molti dei miei video o comunque di commentarli. Comunque se mi vedete vestito normale, coi capelli ancora bagnati, è perché sono appena uscito dalla doccia, non avevo voglia di vestirmi o comunque starmi a preparare in chissà quale modo per fare un altro video. Niente, possiamo comunque iniziare con il video e con molti degli insulti che ho scelto. Li leggerò, li farò apparire qui e lascerò anche comunque i loro nomi, i loro nickname, così magari saranno contenti di apparire in un mio video. Iniziamo subito con questo commento di Simone Bertogna e dice: sei un po' dipinto. Ma la prima cosa che mi verrebbe da dire è: non so quanto te probabilmente, ma beh, povero credo di no, almeno non lo sono mai stato finora. Speriamo, mettiamo le mani avanti di non diventarlo. Dipinto è vero, sì, sono abbastanza dipinto, diciamo. Non devo dargli tutti i torti, ogni tanto sono anche con gli sì, ma mi diverto a farlo, al contrario probabilmente tuo che lo sei e basta. Passiamo ora al secondo, Milan, che dice: va che bella faccia da pirla, con tutte le risatine. E beh, che dire, bello son bello, pirla no, però no, non si è bloccato il video, stavo prendendovi tutti per il culo. Comunque ho dimenticato di dirvi prima che se mi vedete guardare di qua è perché ho il mio laptop e ho qua tutti gli screen con i vari insulti che ho selezionato. Ora passiamo a Marzia Bianchi, che ha scritto: ma che è? Ma che problemi hai? Brividi. Guarda, mi capita spesso di far venire brividi alle donne. I problemi li ho come li hanno tutti, probabilmente ne ho meno dei tuoi se passi il tempo a guardare video che non ti piacciono con persone che non ti piacciono e stai pure a perderci il tempo per commentarle. Ma passiamo subito al prossimo, si chiama Game in Progress e scrive: Gesù, come cazzo ci sei finito nella mia home? Bello? Tatuato? Cornuto, sei un aborto. Allora, intanto partiamo col bestemmione che ho dovuto sicuramente bippare. E come cazzo ci sono finito nella tua home? Non lo so, probabilmente stavo cercando la toilet e sono capitato da quelle parti. Per il resto non saprei cosa rispondere, a parte le varie bestemmie e il fatto che dice che sono un aborto. E questo mi dispera veramente un sacco. Non pensavo di essere così brutto, non l'avevo mai creduto finora. Va bene, dai, anche questo è scrollato di dosso. Ora passiamo a Frank Turner e dice: ecco perché l'Italia sta andando in fallimento. Allora, qua c'è da aprire una grossa parentesi, ma qui volevo anche leggervi dei commenti che poi sono stati, dei commenti risposta che sono stati fatti comunque a lui.
Beh, c'è questo ragazzo che gli risponde: l'Italia sta andando in fallimento perché avete messo un razzista, un neofascista e un ignorante con la terza media al governo di un paese, non per un povero tatuato. Andiamoci piano col povero. Che poi come fa a rovinare l'Italia un tatuaggio? Spiegatemi perché, non lo so. Col commento di questo ragazzo posso già dare una risposta a Frank Turner. È stato un ragazzo, probabilmente molto più giovane di me, che ti ha messo già la testa a posto. Ora passiamo a Andrea29, che scrive semplicemente: guardati tra 40 anni. Allora, ho già 31 anni, tra 40 anni ne avrò 71. A 71 anni spero di essere ancora bello, affascinante e spiritoso quanto adesso, anche se dubito, ma speriamo intanto di essere ancora su questo pianeta. Cosa posso rispondere a una persona così? Ci sono i social, c'è internet ormai, non so tu da che epoca venga, ma Andrea 29, non so se il 29 è la tua età o il tuo qui, ma probabilmente basta che apri un qualsiasi social network e vedrai un sacco di gente, anche di una certa età, tatuata e comunque che spacca il culo a tutti. Quindi questo ragazzo che si chiama Negretto Clashino 2006 ha commentato un video in cui io ero a Milano con un gruppo di altri ragazzi, tutti tatuati, molti tatuati anche in viso, quindi ovviamente sai, qua cade il cliché delle solite cose, e ha semplicemente detto: sembrate tutti dei tossici. Non so che concezioni hai te di un tossico del giorno d'oggi, poi contando che probabilmente sei del 2006, probabilmente quello che fa uso di stupefacenti qua sei tu. Passiamo subito a un altro che si chiama Elia Laccarino. Elia Laccarino mi ha scritto: satanista del cazzo. Poi diciamo la verità, sono il diavolo. Sono tornato su questo pianeta per impossessarmi di ognuno di voi, gettare male sulle persone e distruggere ogni singola speranza di questo pianeta. No, in realtà no. Sono solo un ragazzo a cui piacciono i tatuaggi. Ho gli occhi tatuati, quindi neri, e perciò un tatuaggio nero agli occhi non fa di me un satanista. E si può dire che se fossi stato un satanista probabilmente non sarei qui a fare video su YouTube, non sarei in giro a scattare con i fotografi o con vari brand, ma probabilmente sarei chiuso in qualche cantina con gli amichetti a buttare sangue finto su un cerchio e altre cazzate magiche di cui non me ne frega assolutamente niente. Poi c'è questo Cristiano Corona e fa semplicemente: che schifo, che schifo. Io, se a me una cosa non piace, come ci ha detto a molti, cambio canale. Perché dovresti continuare a vederla se una cosa ti fa schifo, no? Questo, già qua passiamo più all'estremo, all'estremismo. Qua passiamo anche a una cosa che sarebbe da denuncia. E mi scrive: ti brucierei insieme ai e... Allora, intanto partiamo col dire che questa è una persona che sicuramente fa parte di uno di quegli estremismi in cui se tutto ciò che non piace a lui non sparisse dal pianeta Terra, allora lui sarebbe con prendere un bel lanciafiamme e dar fuoco a tutto e a tutti. Ma piace, ma non vivi da solo su questo pianeta, e fidati che forse questi o tatuati, un quarto di uno di loro vale più di quanto possono valere 10 di voi. Poi passiamo subito a quest'altro che si chiama Bob Pirata e mi fa: sei un povero coglione del cazzo, va a rubare, va. Sinceramente mi fa un attimo ridere questo Bob Pirata, già c'ha il nome, a chiamarti Bob Pirata non lo so. E questa cosa poi è andata avanti perché comunque molti di voi sono andati a rispondergli e ne è uscito questo. Questo ragazzo gli ha detto: quanti pregiudizi, siccome voglio spiegare le cose con calma, parto dal tuo punto di vista, è tatuato, quindi ruba. Ok, può farlo, è probabile che lo faccia, ma è anche probabile che non lo faccia. Non lo faccio, ragazzi, non rubate. Non serve a un cazzo, è bello guadagnarsi i soldi. Allora perché parti subito con questi pregiudizi, soprattutto contro un ragazzo come lui? Che ha un linguaggio anche molto
alto rispetto alla media per quanto riguarda fluidità di discorso. Io concluso dicendoti che per me picchi cani perché ne hai uno come immagine del profilo. Allora già qua siamo andati un attimo fuori. Secondo sto ragazzo quest'altro picchierebbe i cani perché ne ha uno nell'immagine del profilo, e quella cosa però è diventata più divertente. Ovviamente lo prendeva in giro e lui gli fa: io sono tatuato e rubo pure, ma che cazzo di problema hai? Allora mi ha detto a me, mi ha insultato dicendomi di andare a rubare, e poi lui stesso si ritrova ad ammettere che è uno che va a rubare. Quindi non ho capito il nesso della cosa. Vuole che vada a rubare assieme a lui? Ha problemi a farlo da solo? Ti serve un amico? Ma d'altronde uno che si chiama Bob Pirata, se non va a rubare, cos'altro può fare? Un altro mi ha scritto: va a lavorare caso umano, a sprangate nei denti. Allora, c'è da dire che io lavoro, ho fatto tanti lavori diversi, adesso che lavoro comunque nella moda, ho lavorato nella moda, ho sfilato, ho lavorato anche in un negozio di abbigliamento quando vivevo a Londra. Quando ancora prima di andare a Londra stavo in Italia, ho lavorato come bianchino, ho fatto il magazziniero, ho fatto tante cose. Poi la sprangata nei denti, non c'è bisogno delle sprangate, perché caro mio, se te per farti andare a lavorare ti sono servite le sprangate sui denti, mi sa che avevi qualche problema e che credo tu li abbia tuttora. Vediamo poi qui un altro ragazzo, si chiama Pepe Nero, dice: senza parole, un mostro. Ma veramente? Passiamo al prossimo. Scusate, ma vabbè, mi fa ridere certe persone. C'è un certo Francesco Piunti che dice: ti sei rovinato, rispetta. Probabilmente, come molti sanno, secondo la religione cristiana, Dio non accetta i tatuaggi. Chi si marchia sarebbe marchiato dal diavolo. Quindi credo che ora il 90% di queste persone sul pianeta adorano il diavolo a questo punto. Qua un altro On Leon che fa schifo, coglione di merda, coglione con la J, tengo a puntualizzarlo. Almeno gli ha dato quel tocco di unicità all'insulto che ha fatto. C'è quest'altro che si chiama Halpex e mi scrive: oddio, senza offesa, sei bruit. Probabilmente voleva scrivere brutto. Mi stai dicendo che sono brutto, quindi è un'offesa. Perché allora devi scrivere prima senza offesa? Passiamo a VinceBoy07 o VinceBoy07. E lui è un attimo una persona che non ha molto le idee chiare. E all'inizio mi scrive: sei bruttissimo cazzo. Ma poco dopo si corregge e scrive un altro commento e fa: sei bello, ma gli occhi no, scusami. Prima dice che sono brutto, poi dice che sono bello, però dice che non vuole i miei occhi. Mi dispiace. Sono un attimo intimorito dalla cosa, perché non sai nemmeno tu cosa vuoi. Probabilmente ora ti piacciono anche i miei occhi. Un altro ragazzo che si chiama TheTiger57 e scrive: perché sulla fronte non ti scrivi deficiente? Io qua gli ho anche risposto e gli ho scritto: tranquillo, non ti rubo il primato, grazie per la tua views in più. Non devo dare altre risposte, l'ho già fatto. Poi c'è quest'altro che secondo me è un punto di domanda, se non vedo male, e mi dice: ma c***o sei? Ma come ti sei conciato? Che schifo, non ho parole. Ma io se fossi in te non uscirei mai più. Ai colloqui di lavoro, se ti presenti così, ti danno un calcio nel culo. Sinceramente non sono in te, quindi di casa esco. Mi faccio vedere pure su YouTube, sui social anche. Un colloquio di lavoro, se ti presenti così, ti danno un calcio nel culo. Beh, se trovo un idiota come te, probabilmente il calcio nel culo glielo tiro io. E qui chiudo. Poi c'è questo che si chiama Scottex e fa: mamma mia che schifo, pure gli occhi. Non ti sto insultando, ma sto dicendo che con tutti sti tatuaggi ti rovini, fai senso, stai solo sprecando soldi e sei inquietante. Poi sarai sicuramente un bravo ragazzo, ma ti sei rovinato seriamente. Oh, allora, questo
è un altro come quelli di prima che dice: non ti sto insultando, però mi dice che faccio schifo, che sto sprecando soldi, che sono inquietante, però dice anche che sono un bravo ragazzo, ma che mi sono rovinato seriamente. Devo prendere seriamente tutto quello che hai detto, perché ti stai contraddicendo pure tu e tutto ciò non ha molto senso. E con questo, ragazzi, vi ho letto molti degli insulti che mi sono stati fatti, e però l'abbiamo finiti qua, grazie a Dio, in 2 o 3 mesi, fortunatamente, dato che sono ancora un piccolo youtuber, non ne ho accumulati di più, spero non ne arriveranno mai altri, ma in caso li salverò tutti quanti per fare un continuo di questo video. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno insultato, grazie a tutti di avermi dato una views in più, grazie a voi potrò diventare ricco un giorno. Potrò raggiungere, ragazzi, spero che questo video, diverso dal solito, vi sia piaciuto. Cercherò di riportare più contenuti di questo tipo, più che vlog. Grazie per la qualità dei vlog, ma ancora tuttora sto registrando col mio telefono, e vabbè, in 1080p direi che va benissimo, ora che è sul cavalletto direi che va benissimo, ma quando ho il telefono in mano devo iniziare a muovermi, magari appunto nei vlog sto camminando, si fa sentire il fatto di non avere una buona fotocamera o comunque videocamera. Spero che anche questa parte di me un po' scherzosa vi abbia divertito. Vi ricordo tutti quanti di seguirmi se ancora non lo fate, e attivate pure la campanella, così vi arriveranno le notifiche ogni volta che caricherò un video. Seguitemi anche sui social, su Instagram, perché su Instagram sono veramente molto attivo. Se volete vedermi, volete avere aggiornamenti sui prossimi video, seguitemi assolutamente su Instagram. Cos'altro dire, ragazzi? Lasciate like e commenti se questo video vi è piaciuto. Non so che altro aggiungere. Bella!